Come ha gestito il comune la chiusura di Piazza d'Armi? Ma inizialmente con lo smantellamento del 4 maggio, che non era stato preannunciato a nessuna delle persone senza dimora ospiti dell'emergenza freddo, non c'è stata nessuna risposta immediata. A seguito di un presidio che si è protratto per 8 giorni davanti a Piazza Palazzo di Città, quindi davanti al comune, dove persone solidali hanno portato cibo, coperte, tende e beni di prima necessità, come anche i prodotti per l'igiene personale. Dopo una settimana finalmente il comune è intervenuto, sicuramente anche grazie a una collaborazione con la prefettura e con la questura che sono state più celeri, è stato possibile così inserire queste persone. Devo dire che nel momento in cui è iniziato tutto l'iter di inserimento nei servizi di accoglienza, la città è poi stata molto veloce, nel senso che le 50 persone che erano davanti a Piazza Palazzo di Città nel giro di 2 giorni sono state inserite. Altri ex ospiti dell'emergenza freddo che erano rimaste in Piazza d'Armi attualmente sono ancora diciamo, in fase di presa in carico dai dormitori per lo più, però sicuramente ecco, per quanto io mi possa ricordare, nella città di Torino non si era mai vista una presa in carico di circa 70 persone che sono state inserite nei servizi in così poco tempo. Di accoglienza. È evidente quindi che se si vogliono fare, le cose si possono fare. È abbastanza deprimente il fatto che per riuscire a dar voce e il minimo di visibilità a queste persone troppo spesso definite invisibili si debba arrivare a una protesta di così tanti giorni in condizioni così estreme. Vi ricordo che pioveva, vi ricordo che non c'è stato data la possibilità di avere un bagno a disposizione per 8 giorni, stando in una piazza all'aperto. C'erano in piazza madri con figli disabili, donne, persone fragili dal punto di vista psicologico e fisico anche, tanto in piazza Palazzo di Città quanto in piazza d'Armi. In piazza d'Armi, peraltro, grazie a persone solidali, è stato possibile montare anche una tenda più spaziosa per le persone anziane italiane, disabili, in alcuni casi alcuni con un'invalidità civile notevole. Dentro questa tenda è stato anche collocato un letto per chi aveva reali difficoltà di deambulazione. La tenda è stata ovviamente collocata vicino all'acqua, proprio per permettere a chi non riusciva a camminare liberamente di avere un accesso all'acqua comodo. L'unico intervento per i primi 10 giorni di protesta è stato quello dei carabinieri che puntualmente sono passati ogni giorno chiedendo alle autorizzando le persone a stare lì, ma chiedendogli di spostare la tenda per essere meno visibili. Questo è vergognoso. Al di là di questo, anche alle altre persone più nascoste, comunque in fondo alla piazza, anche lì è stato detto loro più volte che possano stare purché non siano troppo visibili. Ecco, così queste sono le modalità da cui si parte per gestire la situazione, questo è veramente incommentabile. Si chiede a coloro che già vengono definiti invisibili di rendersi ancora più invisibili. Nel frattempo, con le prime prese in carico, il Comune ha pensato bene, la vice sindaca con delega alle politiche sociali ha pensato bene di diffondere comunicati in cui afferma che il problema delle persone senza dimora a Torino si è risolto, non si è risolto. Queste persone sono una piccola parte di tutti coloro che invece sono sparsi per le vie. Affermava inoltre che molti non erano residenti nella regione, non è vero, ho raccolto io i dati in un'unica lista, quindi so che sono una piccola minoranza coloro che erano residenti fuori regione. Peraltro erano tutti comunque ospiti dell'emergenza freddo, quindi negli ultimi 6 mesi erano stati sul territorio torinese. Per chi volesse approfondire, provate anche a scoprire qual è l'iter che la città di Torino, l'anagrafe della città di Torino, adotta ormai da anni per la registrazione anagrafica, seguendo non si sa quale normativa, dico non si sa perché più volte ho chiesto di farmi leggere quale sia la normativa di riferimento, ma l'unica risposta è molta tensione. E nessuna risposta concreta, nel senso che non si sa appunto quali siano gli articoli e quali siano, non so se il testo unico degli enti locali, se il decreto Salvini che ha cambiato le cose, non forniscono risposte. Rispetto a Piazza d'Armi, sicuramente molte persone che non erano ospiti dell'emergenza freddo, adesso sapendo che lì c'è un gruppo di persone che stanzia lì tutte le notti, si recano anche lì, quindi il numero delle persone in Piazza d'Armi è in costante aumento. Rispetto ad altre affermazioni fasulle fatte da Sonia Schillino,
dice appunto che molte delle persone che erano davanti al comune erano precari, rimasti senza lavoro durante l'emergenza coronavirus e quindi finiti in strada. No, non è così, le persone che si trovano in questa situazione sono comunque molte, ma non erano a presidiare la piazza, sono in strada da poche settimane e sono per lo più dislocati per le vie del centro. E altra cosa interessante, è stato detto che la protezione civile ha portato le tende a queste persone, non c'è stato nessun intervento della protezione civile, tutte le tende sono state portate da cittadini solidali, il comune con dei giochetti diciamo di diplomazia ha rassicurato le persone dicendo che queste tende sarebbero state sanificate e restituite poi alle persone, in realtà non è andata così, sono state tutte buttate. Quindi assolutamente senza alcun rispetto anche per l'impegno che c'è stato da parte di tutti. Peraltro, sempre Schellino ha avuto anche il coraggio di affermare che a causa della presenza delle persone solidali e delle associazioni, l'intervento delle istituzioni è stato ostacolato. Ricordo che senza questa protesta non ci sarebbe stato nessun intervento da parte delle istituzioni, che sebbene avessero le persone sotto la finestra del Palazzo Comunale, comunque hanno lasciato attendere 8 giorni le persone sotto la pioggia, ripeto, persone in condizioni di estrema fragilità, senza accesso neanche a un bagno pubblico. Quindi, che dire, c'è poco da commentare, nel senso basta leggere anche ciò che viene poi proposto e affermato da chi governa questa città. Ora ci sarà una mozione per la proposta di creare un tavolo che si occupi con costanza del tema dei senza dimora. Mi hanno chiesto cosa ne pensassi, personalmente mi sembra uno dei tanti tavoli che costantemente vengono organizzati sulla città, tavoli molto costosi dove si parla tanto e si fa poco. Qua bisogna fare, bisogna intervenire, bisogna risolvere i problemi. Sono anni che in questa città non si fa altro che parlare, che bloccare. Ciò che funzionava bene, ecco, è stato bloccato. Ciò che già non funzionava non è stato risolto, quindi credo che Torino non abbia mai vissuto fasi così buie. Molte persone mi hanno anche ipotizzato che avessi dei fini politici. Io non sono legato a nessun partito e mai lo sarò. Quello che dico lo dico da cittadino, lo dico da persona solidale, lo dico da educatore, che passa molto tempo in strada e che interagisce molto con le persone. Forse quello che manca ai servizi e quello che manca ai politici che governano questa città è proprio questo, il contatto umano con le persone, il contatto con la realtà. Purtroppo è molto netta la distanza tra noi e loro e questo non dovrebbe essere così. E la cosa bella, al contrario, invece, è la solidarietà popolare che continua a manifestarsi e non morirà questa solidarietà, non morirà. Il coronavirus ha dato più tempo alle persone per potersi, come dire, unire, per poter dare il loro contributo, per poterci essere. Ora con la ripresa, speriamo insomma tutti quanti ritornino al lavoro, avranno meno tempo, ma spero che l'attenzione non cali su questo tema, perché la forza è il gruppo, la forza è l'unione, lo abbiamo dimostrato, mai nella storia d'Italia un numero così grande di persone senza dimora sono riuscite a stare in gruppo e a farsi ascoltare, quindi questa è la prova che insieme le cose si possono ottenere, pacificamente, ma si possono ottenere. Ci sono strutture sufficienti a Torino per accogliere il numero di senza fissa dimora che c'è in questo momento? Allora, noi, io faccio parte di un progetto, abbiamo mappato negli ultimi 6 mesi 130 persone, in realtà inizialmente erano 150 e nelle ultime settimane con l'inizio della quarantena, in realtà anche grazie alle segnalazioni di numerosi privati, abbiamo appunto registrato più di 230 persone, quindi i posti sulla città di Torino non sono sufficienti per quanto riguarda perlomeno i servizi per l'accoglienza e l'ospitalità notturna. Sicuramente in questo caso si è potuto intervenire in termini istituzionali anche proprio grazie alla collaborazione con la questura e le prefetture, infatti molte delle persone che erano in piazza sono accolte in centri di accoglienza straordinari oppure in Citroen. Quindi sicuramente invece il posto di dormitori, nei posti nei dormitori non sono assolutamente sufficienti. Sempre Sonia Schellino ribadisce che sono stati aumentati questi posti, 25 posti, capite bene che a fronte di 230 persone che fino a 2 settimane fa erano ancora in strada, sono veramente irrisori. Quindi il problema non si può minimamente dire risolto. Si può dire che forse, grazie anche al fatto che si è posta un po' di attenzione su questa, passatemi il termine, categoria di persone, dal punto di vista delle politiche sociali, ecco, sicuramente forse adesso eviteranno ulteriori proteste e quindi sicuramente cercheranno di intervenire con gli strumenti di disposizione. Però di sicuro, ecco, quello che ho potuto osservare in questi anni è che le persone senza dimora non sono mai state una priorità di questa comunità politica.
C'è stata una grande partecipazione di attivisti in questa gestione dei senza fissa dimora che hanno protestato in piazza. Quindi l'attivismo rispetto alle fragilità sociali è molto forte a Torino. Beh, devo dire che non mi aspettavo una partecipazione così grande in generale, al di là di quello che è stato il presidio. Facevo parte di un progetto, di un'iniziativa che si è occupata di distribuire i pasti nella fase più critica dell'emergenza. Anche in quel caso abbiamo avuto veramente un numero molto alto di adesioni, tant'è vero che dopo 4 ore abbiamo dovuto chiudere la colpa di volontari perché erano già 80 persone, noi siamo un piccolo gruppo, quindi poi coordinare anche tutti sarebbe stato difficile. Idem in piazza, è venuta gente, perdonatemi, da ogni tipo di contesto sociale, da un gruppo intergenerazionale, interculturale, e ognuno da mondi diversi, ma comunque con un unico obiettivo, quello di non lasciare in strada le persone, quello di riconoscere l'esistenza di queste persone, guardarle in faccia, sapere insieme a loro guardare oltre, dire ok, la realtà è questa, non la accettiamo, chiediamo una soluzione. E il fatto che ci fossero così tante persone sicuramente è stato fondamentale, non avremmo altrimenti ottenuto quello che è stato ottenuto.